Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta Ecstasy. Questa ricetta la vogliamo dedicare all'associazione NEA, che è un'associazione di volontari di genitori di bambini colpiti dal neuroblastoma. Per chiunque volesse sostenere la causa dell'associazione NEA, alla fine della ricetta vi faremo trovare tutte le indicazioni. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 40 minuti. Gli ingredienti sono farina 00, Nutella, yogurt bianco, uova, vanillina, lievito per dolci, cacao, zucchero semolato, olio di semi di girasole e praline di cioccolato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo mettendo nel boccale lo zucchero. Lo polverizziamo per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale lo zucchero. Adesso aggiungiamo la farina. Il cacao. La vanillina. Le uova. L'olio di semi, il yogurt bianco. Facciamo amalgamare per 3 minuti il a velocità 6. Nel frattempo prendiamo uno stampo a cerniera del diametro 24-26 cm e lo andiamo a spennellare col nostro staccante per teglie. Adesso aggiungiamo il lievito per dolci. Amalgamiamo per un minuto. A velocità 5. Il nostro composto è pronto. Adesso lo trasferiremo nella teglia che vi avevo fatto vedere in precedenza. Dopo aver trasferito il composto all'interno della nostra teglia, andiamo a mettere delle cucchiaiate di Nutella su tutta la superficie della nostra torta. Adesso inforniamo a forno statico preriscaldato a 180 gradi per 25-30 minuti circa. La nostra torta è cotta. Lasciamola raffreddare prima di uscirla dalla teglia. La nostra torta è pronta, l'abbiamo decorata con le praline di cioccolato dell'associazione NEA e con lo zucchero a velo. Torta Ecstasy. Grazie e alla prossima ricetta.